Eccoci qui, tornati dopo una settimana di assenza. Purtroppo, se sono il prof, il motivo è molto semplice, lo faccio anche di mestiere nella vita vera e quindi fine giugno ci sono gli esami di Stato, gli ex esami di maturità e quindi sono stato molto 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 impegnato, ma non vedevo l'ora di portarvi questo mazzo. Ci sto giocando da un paio di settimane e mentre ero lì che pensavo, ah, adesso faccio il video, lo faccio uscire, e hanno cominciato a uscire video, il video di Zio Pauperone, sempre su Orzov Affinity con gli Enforcer, è uscito il video di Kallikaetz con il la versione Mardu, insomma se ne sta parlando, ho detto no, io volevo dire la mia, volevo farlo in tempo, e invece non l'ho fatto in tempo, ma non importa, perché ho ancora qualcosa da dire su questa combinazione Orzhov Affinity, in questo caso è Orzhov Affinity Discard. Eccoci qua. Allora l'ho spinto più sul Discard e ancora di più sull'Affinity. Cosa vuol dire? Abbiamo un full set di famigli e tre Virus Beetle, quindi sette creature artefatto che fanno scartare una carta al lotto. E addirittura con Refurbished ce la peschiamo se l'abbiamo già fatto top deckare. Ci ho messo dentro per garantire dei bloccanti in early game, per metterci affinità, per poter pescare quando ci avanza mana, un 6 per Inspector. Quindi qua sono due Novice, 4 Treben. Nel cartaceo ho messo 3-3, giusto perché insomma per differenziare un pochino, ma insomma è indifferente, 6 Ispettori. Poi abbiamo dei modi per reiterare le creature e gli artefatti. In realtà, in questo caso con Glintok non possiamo agire su Novice Inspector, però Reforged Familiar, Virus Beetle ritornano in mano. E ritorna in mano anche il 2x di Mukotai Ambusher con Glintok. Quindi l'idea è attaccare con Refurbished, fare ninjutsu con Mukotai. Oppure giocare Refurbished, giocare Glintok, rigiocare Refurbished Familiar, oppure avere giù il Glintok e un Virus Beetle, attaccare con Glintok perché è volante, ninjutsu con Mukotai, rigioco Glintok, riprendo Beetle, rigioco Beetle, questa è l'idea, no? Quindi utilizzare Glintok e Mukotai Ambusher come fonti di rebound. E per poi sfruttare gli ETB delle creature viste prima. Aggiungiamo i Mirror Enforcer perché, ribadisco, stiamo spingendo sull'Affinity anche in questo caso e quindi vogliamo in early game poter mettere giù un bel 4-4 pericoloso che insieme a, tendenzialmente mi aspetto che Mukotai, Enforcer, Familiar vengano rimossi dal gioco on site, e quindi ci abbiamo messo dentro anche due Blood Fountain che ci fanno ricorsività in late game sulle nostre creature, ma ci fanno anche un sacco di affinità in early game. E poi per chiudere pacchetto creature, un Troll di Casa Doom che non credo di aver mai giocato come tale, diventa un Swamp Cycling 1 che uso per fissare il mana come colore qualora ce ne fosse bisogno. Orzhov un po' ha sempre questo dramma del color fixing. E in questo caso io, passiamo subito alla mana base, ho sentito la necessità di spingere tanto sugli artefatti, quindi giochiamo 4 Vault of Whisper, 4 Ancient Den, 2 Darksteel Citadel e 4 Goldmire Bridge, lasciandoci con altre 4 terre per un totale di 18 lande, che non sono tantissime, 19 contando il troll, ma 18 lande, di cui solo 2 sono paludi, una Sunlit Marsh se ci serve fissare il colore, una Swampa se ci serve terra aperta, e due Orzhov Basilica che ci vanno a garantire un po' di più il land drop costante, quindi contano come se fossero due terre perché
come dice il buon LDG, il buon Lorenzo, quando noi andiamo a giocare Orzhov, come giocare una Tapland che ti pesca una terra. E Orzhov ha bisogno di crescere con il mana durante la partita. Quindi non volevo andare a 20 terre, perché poi il Flood in Orzhov è una classica, come è un classico modo per morire con Orzhov e andare in Flood. E non potevo andare troppo basso, perché un altro modo classico di morire con Orzhov è andare in Screw. 18 terre, 18 terre, di cui due Bounceland che quindi virtualmente me le ampliano, e un Troll di Khazad-dûm che virtualmente di nuovo mi amplia il pool di terre e mi fixa il colore, mi sembrava un discreto compromesso. Bene, quindi creature le abbiamo viste. Cosa mettiamo vicino? Vedete le due colonne, colonna Removal, colonna Peschini, le cose che il nero fa meglio. 4 Khazad-dûm. 3 Titan Blade come removal, Titan Blade ovviamente recursabili con Glintok, e 6 removal, quindi 4 dispute e 2 bargain. Spiego due scelte che ho fatto in questo senso. Le Titan Blade, sappiamo che è una carta fortissima, ma non sta vedendo un momento splendido nel meta. Io avevo cominciato con il 4 per di Titan Blade, dicendo: vabbè, mo le Titan Blade, Glintok, riprendo in mano, rigioco, fortissimo. Ma il mondo adesso è pieno di Eldrazini Spawn. E gli Eldrazini Spawn sono brutti. Sono brutti perché sono cibo per Titan Blade e non ci fanno veramente value. Le lascio comunque almeno 3 perché fanno effettivamente ricorsività. Quindi, se a un certo punto. Se sono contro un mazzo Eldrazi, andrò a sai dare magari dentro gli Arms of Adar e poi Titan Blade, oppure sostituirò i Titan Blade direttamente con altro di migliore. Però di main deck le lascerei ancora, cioè non penso che il meta sia ancora così popolato universalmente di Eldrazi da poter dire nah, Blade, brutta carta. No, è ancora una bella carta, è un artefatto, tra l'altro mi fa affinità. La posso giocare turno 2 e far fuori un Arbor Elf, che in questo meta di Ponza è bellissimo, e quindi ci stanno, non più di 3. Inoltre hanno anche questo grande vantaggio di avere utilità in late game con il Craft with Creatures e diventare un drenaggio continuo che ci può permettere di andare a chiudere partite che altrimenti sarebbero un po' stallate perché non riusciamo più ad attaccare. Per quanto riguarda dispute la più forte possibile delle carte pesca 2 del nero, Reckoner's Bargain, perché Reckoner's Bargain e non Eviscerator's Insight o uffa, quello che fa le mappe, adesso non mi viene il nome ovviamente. Quindi qual è il motivo? Con Orzhov mi capita più di qualche volta di finire una partita, riperdere una partita dicendo: ah, se avessi avuto ancora un turno, se avessi avuto qualche punto vita in più per andare a poter chiudere il turno dopo. Ecco, quindi guadagnarsi punti vita, specialmente in un mazzo come questo che usa affinità e quindi ha 4 Enforcer che sono 7 punti vita, 4 Refurbished Familiar che sono 4 punti vita, tutte e due queste carte che sono ragionevolmente un buon bersaglio per il removal dell'oppo, Reckoner's Bargain lo trovo molto più utile e funzionale rispetto a mettere giù una mappa o poter fare ricorsività con un flashback. Non credo che siano meglio le altre simili dispute. In Gardens io preferivo fare il map token, ma perché Gardens alla fine non aveva molti pezzi da sacrificare. Gardens si trovava spesso a non avere più un token o un artefatto da poter mangiare con una disputa, e quindi il bargain andava a toglierci l'unico pezzo. Con bargain magari pescavamo disputa, eravamo inchiodati lì. Quindi in quel caso in più c'erano i ratti che godevano con i map token, ma qui non ci sono, qui bargain mi sembra la scelta migliore. Chiudiamo
la deck tech del main deck con il 3x di Ephemerate. Qui io ne montavo due nelle prime versioni, ma è veramente troppo forte. E anche su consiglio del buon Baldo, sono passato al 3x e non me ne sono per niente pentito. Con tutti gli effetti ETB che ci sono in questo mazzo sulle creature. Ci sono 6, 10, 13, 17 creature con effetto ETB, oltre a poter salvare una creatura in extremis. Ephemerate è veramente forte, veramente forte. Ultima cosa che devo dire sul main deck, che mi è stata una critica che mi è stata mossa più di qualche volta, il fatto di non stare utilizzando i Core Skyfisher. Perché non uso Core Skyfisher? È una carta bella Core Skyfisher, è una carta bellissima Core Skyfisher, non dico di no, ma mi avrebbe diluito gli effetti di Affinity. Avevo la sensazione che a mettere dentro il pacchetto Core Skyfisher, Omen of the Dead e tutto il loop fantastico che fa Core Skyfisher, sarei tornato al classico Orzhov Discard che abbiamo tanto provato a far andare mesi fa e che non è andato. Quindi volevo distaccarmi proprio da quel modo di giocare Orzhov. Abbiamo la ricorsività, ma abbiamo qualcosa di diverso. Abbiamo un mazzo che vuole fare affinità all'inizio, top deckare l'op prima possibile, fare board control e poi andare a chiudere. Con i vecchi discard, questo era sempre molto clunky, molto macchinoso, molto, vabbè, se vedo bene, sì, se no, cicce, vado in mana screw, vado in mana flood, non pesco gli scartini, pesco gli scartini ma non posso reiterare, ho Skyfisher, niente da riprendere, quindi c'erano tante situazioni che si creavano che ci facevano imprecare contro il mazzo che non andava. Puntato a un sistema più quadrato, sfruttando gli artefatti che fanno scartare, perché una volta avevamo come si chiamavano, gli incubi, gli incantesimi da un mana nero che fanno scartare l'avversario, e allora Core Skyfisher diventava essenziale. Semplicemente questo sistema sostituisce quegli incantesimi con gli artefatti, con i Refurbished Familiar, che sono molto più forti. E a questo punto Core Skyfisher con la sua versatilità diventa meno significativo. Questa è la ragione per cui ho tolto Skyfisher e sono rimasto focussato sugli artefatti. Andiamo a vedere la side e poi andiamo a giocare. E la side, un po' da rivedere, c'è qualcosa che non mi entusiasma. Ho messo dentro due Extract Confession che ci permettono di eliminare le creature più grosse dell'avversario, che a volte potrebbe essere assai utile, anche se abbiamo già i cast down. Diciamo che i Extract Confession dovrebbero essere messi al posto delle Titan Blade quando un semplice editto non basta, oppure quando dobbiamo sostituire invece magari dei cast down perché siamo contro Boggles e quindi ce ne facciamo niente dei colpi diretti. Poi due pair di Unexpected Fangs che è, speriamo di sopravvivere a Rakdos Barn pescando Unexpected Fangs in early game. Questo si traduce, questa è la ragione per cui è lì. Tre pair di Trebbing Charm, altra carta fortissima. Ho giocato questo weekend dal mio local game store in una tappa di Lega un White Winnie con un 4x di Trebbing Charm di main. Mamma mia che bomba questa carta, l'ho adorata, ho già comprato il doppio playset foil perché troppo bella. Due Unmake utilissimi, utilissimi perché ci vanno a buttare via Guardiano Patto delle Gilde, ovviamente, ma ci vanno anche a eliminare per sempre creature che magari potrebbero tornare per qualche motivo, sia contro Affinity, che gioca appunto Blood Fountain, che contro Fatine, quindi le nuove Sneaky Snacker,
perché non vogliamo a un certo punto magari che tornino dal cimitero, oppure una volta che le abbiamo rimosse, ciao cimitero e via fatine in quel modo là, va tutto bene. Ho messo tre Arms of Adar contro Monored, contro il generale Mazzisciame, vabbè lo conosciamo Arms of Adar, e poi abbiamo il 3 perdi Dust to Dust, perché di nuovo Affinity, noi compresi, sta diventando un mazzo piuttosto presente nel meta, giustamente. Ora, questa è la deck tech, questa è la mia interpretazione di Hordes of Affinity Discard. Andiamo a giocare, ma vi devo dire che non ci andiamo a vedere una lega. Magari avrete visto dalla durata di questo video, non è sicuramente un mazzo così veloce da consentire un video così breve per tutta un'intera lega. In realtà ho scelto un match, sempre per questioni di tempo, di difficoltà a fare le partite, a registrarle, a rivederle. Quindi non riuscivo a fare una lega completa. Magari sarete anche contenti di questo per chi non segue invece leghe intere. E ho scelto un match tra quei pochi che sono riuscito a fare perché non perché è andato bene, ma perché secondo me, per come è andata, fa vedere al contempo le fragilità e i punti di forza di questo mazzo. Quindi riesco a un certo punto a farvi vedere le giocate forti di questo mazzo e al contempo invece quali sono invece le problematiche di interazione con l'avversario. Ok, credo di avervi detto tutto. Siamo pronti ad andare a vedere il match e vediamo com'è andata e soprattutto come gioca questo mio nuovo mazzetto. Allora, qui cominciamo malissimo perché dobbiamo andare subito a mulligare e dobbiamo mulligare a 5 tra l'altro, per cui proprio la partenza è pietosa. Pietosa, e dobbiamo tenere questa mano qua con una Landa, una Bounceland, Glintok, Blood Fountain e disputa per cercare di recuperare lo svantaggio. E siamo contro un mazzo, ci propone Clockwood, quindi si prende un più uno ogni volta che fa un token. E noi cominciamo cercando di fare affinità, sperando che ci arrivi un Enforcer presto, ma anche un Famiglio da poter giocare a un mana e così via. Cosa peschiamo? Peschiamo invece terra, che poteva andare peggio. A questo punto spingiamo sull'affinità, facciamo Ancient Den, facciamo Glintok su Blood Fountain, facciamo seconda Blood Fountain, quindi adesso abbiamo già 5 artefatti, potremmo già castare un Enforcer se lo pescassimo. Ma contro cosa siamo? Contro Eldrazi, come vi dicevo, super presenti. Al momento non possiamo fare altro che prenderle di santa ragione. Le prendiamo, speriamo di pescare qualcosa. Novice Inspector, ok, c'è di peggio. Però Orzo Basilica dobbiamo costruire. Useremo Novice per bloccare Crisalide. Intanto, per un mana rosso e 2 più 1 più 1 sulla Crisalide va a girare Bolt, Terra e altro Glimpse. Bolt su falchetto, e un altro Clockwood va in combat. A questo punto dobbiamo bloccare qualcosa, quindi blocchiamo la Crisalide, ci arrivano 5 danni e in end fa anche un altro Eldrazino e altri 2 più 1 sulle sue creature. Questa partita non è andata, proprio non è andata. Andiamo a concedere. E andiamo a G2. E G2, tolte le Titan Blade per quanto vi ho già detto prima, e mettiamo dentro Extracted Confession e Unmake. Quindi ho mantenuto le quantità di removal. Tra l'altro, andiamo a mulligare di nuovo a 5. Vabbè, quindi capirete che ho scelto una partita da vedere, ma non proprio, sa, quella che fa vedere che il mazzo è mega fortissimo. È andata come è andata. Troll di Khazad-dûm. Quindi dicevo, ho ottenuto costante il numero di removal del mazzo, semplicemente ho tolto gli editti in favore di removal più dirette,
o che possono colpire i più forti, che sono quelli che mi interessa andare a rimuovere. Forse piuttosto che Extrate Confession avrei potuto mettere dentro due Unmake e un Extrate Confession. Certo, costa un mana in meno, ma boh, si poteva sidare meglio probabilmente. Eccolo qua, Extrate Confession appena menzionato. Mira Enforcer e noi abbiamo un 4-4. Lui è un 2-2, noi è un 4-4. Intanto lui cicla Generous Ent, si prende la dual rossa-verde. Si prende la 2 e la rossa verde, 6 carte in mano, noi 2, ovviamente. E almeno andiamo a fare un pochino di board. Quindi 3 Bane Inspector, andiamo ad attaccare, la race in questo momento è dalla nostra, e cominciamo un po' a menare. In hand mangeremo Clue Token, fintando una removal instant speed in mano. Vediamo cosa arriva. Vediamo cosa arriva. Un 2-2 che attacca e noi lo prendiamo senza problemi. Eldrazi Repurposer, lui comincia a fare Eldrazini e anche un bel 3-3 onestissimo. Va in hand, noi mangiamo Clue, ma in risposta al nostro tapparci out, Ancient Grudge sul Mirror Enforcer. Quindi si teneva aperto per evitare, cioè aspettava una disputa, ecco. Doppio Extrate Confession, utilissimo. Utilissimo. Uno potremmo usarlo a questo punto, obbligarlo a fare a buttare fuori il Repurposer per darci un po' di tempo. Non rimuoviamo l'Enforcer che potremmo giocare a poco prezzo in un secondo momento dopo usato Fontana, andiamo a buttare via Troll di Casadun invece. Quindi facciamo fuori il suo 3-3, lui farà un Eldrazino e vabbè. Tanto comunque sarebbe successo. Andiamo a farci un Treben giocato, andiamo ad attaccare con il nostro Treben, tanto non bloccherà, gli facciamo un danno e noi non avremo tre dato in questo momento. In un secondo momento potremo andare effettivamente. Oh, Molten Gatekeeper. Ecco, in questo momento io capisco che il mazzo non è semplicemente un Gruul Ramp con gli Eldrazi, ma è un Impact Tremors, è un Gruul Barn con Impact Tremors. E potrebbe essere un bel problema. Quindi, prima di tutto ci mangiamo il clou. Facciamo terra del turno. Non ha senso fare Extrate Confession perché ovviamente il Molten Gatekeeper ha forza pari a quell'inutile Nest Invader, quindi dobbiamo aspettare un altro momento. Ricordiamo che in cimitero lui ha un Ancient Grudge. Andiamo in doppio blocco, così sacrifichiamo un Treben per far fuori il Nest Invader. Lo lasciamo col Molten Gatekeeper che potrebbe servirci per farci un Extract Confession. Gira Impact Tremors, soprattutto adesso sono istantaneo stregonerie. Quindi viene dentro un Eldrazi che ci fa un danno. Lui giocherà Impact Tremors, suppongo. Ma gioca terra, gioca Impact Tremors, rimane aperto di 2 mana. E adesso per evitare che io possa usare Fontana me la distruggi con Ancient Grudge. Ovviamente distrutta per distrutta ci pesco 2 carte e ci guadagno 1 punto vita. Peschiamo 2 terre, peschiamo 2 terre. Ma è fantastico tutto ciò. Io però vi ho promesso che il mazzo a un certo punto fa cose, altrimenti non vi facevo vedere questo video. Giuro che il mazzo fa cose, resistete fino più avanti nel video. Andiamo a scartare una Darkseid Citadel con Blood Token e ci peschiamo un Virus Beetle. Lui ha 2 carte in mano, quelle che siano, una se ne va. Non siamo freschissimi, però una se n'è andata. A questo punto la cosa giusta da fare sarebbe stato fare una Make, ma io non ci ho pensato, ho sbagliato, faccio fuori l'Enforcer, che tanto ho visto la Fontana è andata, tanto vale. E gli faccio fuori il suo Molten Gatekeeper con l'editto, non pensando al fatto che dopo sarebbe tornato con Unearth per un turno de fuego. Gira Ancient Grudge, Impact Tremors e Malevolent Rumble.
Avrebbe potuto usare gli Eldrazi Spawn, ma effettivamente aveva già mana colorato, non gli cambiava praticamente nulla. Gioca Impact Tremors e giocherà, visto che non ha più mana rosso, il Malevolent Rumble. Esatto. Almeno ci siamo risparmiati un Ancient Grudge che viene esiliato e non in cimitero, non dovrebbe andare in cimitero, se non sbaglio. Ha giocato però in realtà anche terra, fantastico. Ha preso la terra al posto degli altri. Io credevo per giocare l'Ancient Grudge, e invece non l'ha fatto. Gli serviva così tanto una terra rossa in più. Sono stranito. Intanto abbiamo pescato Refurbished Familiar, quindi lo mandiamo al top deck. Vediamo cosa aveva in mano. Aveva un Bolt. Voleva stare aperto di Bolt. Ok. Ci fa fuori Familiar, invece che fargli scartare la carta che a questo punto non ha più, invece ci fa pescare un Mukotai, un Pusher. Andiamo in combat, vediamo se blocca. Se non blocca, noi entriamo. Esatto, entriamo di Mukotai, riprendendo in mano Thraven Inspector, perché carte in mano non ne ha, inutile rigiocare Virus Beetle. In end combat andiamo poi a fare un Thraven Inspector, giochiamo Darksteel Citadel. Avremmo potuto giocarla un po' meglio giocando prima la Darksteel Citadel della mano e rimanere open di Unmake, ma lui è top deckato. Insomma, mi sembrava difficile che le cose andassero veramente storte. Ora noi abbiamo un modo per recuperare un po' di punti vita. Ecco, lui ci fa qui, secondo me, fa l'errore della partita. Ci distrugge Virus Beetle. Che non era così forte e preoccupante. Probabilmente la sua idea è che può gestire i Mukotai Ambusher bloccandoli con gli bloccandolo con gli Eldrazi e sacrificandolo in modo tale che io non faccia danni, che è un ragionamento corretto. Però, se non ricordo male, qui fa un altro misclick. Noi attacchiamo e con il suo Eldrazi Spawn va a bloccare il Thraben Charm, il Thraben Inspector. E ci fa guadagnare altri 3 punti vita che potevano essere risparmiati oltre ad andare lui a 7. Ci molla 4 pizze in faccia da Impact Tremors con un Nest Invader. Malissimo. In end non facciamo niente, tanto c'è. Peschiamo ancora Landa. Peschiamo ancora Landa. Vi ricordate quando ho detto: boh, ma 18 terre, so che temo lo Screw, però ho un po' di modi per. Ecco, il problema non sussiste. Prima dei bloccanti andiamo a rimuovere il Nest Invader. Ormai dobbiamo non farci fare danni e dobbiamo fare danni il più possibile. L'oppo sceglie comunque di bloccare il Thraben Inspector. Forse teme un altro Mokotai Ambusher in mano, che potrebbe avere senso. Terzo Impact Tremor. Terzo Impact Tremor. L'aria si fa calda. Giochiamo Thraven Inspector, mangiamo Clue. Qui avrei dovuto tenere in mano la Vault of Wisps perché non ci serviva niente giocarla ed era una buona fintata. Facciamo scartare quello che è in mano, quindi top deccato di nuovo. Andiamo in combat, ci farà un denial sul lifelink di nuovo, rimanendo però a 6. E questo è il suo ultimo turno e dipende da cosa pesca. Gioca in end un Ancient Grudge su il nostro Virus Beetle, sul nostro Famiglio, scusate. Non fa niente, ci fa andare in combat. Così non è morto, ma noi lo top deckiamo di nuovo con un altro Famiglio. Lui ha scartato land, quindi lui ha tenuto land in mano. Ha pescato una carta, gioca molte gatekeeper dal cimitero e sono 3 pizze in faccia. Gioca Eldrazi Repurposer e sono 4 pizze in faccia per il token, bam bam bam, e 4 altre pizze in faccia per. Purtroppo non basta e ce la portiamo a casa, però durissima, eh. Ora, fuori gli Ecstatic Confession e la Make, dentro i Thraben Charm. Dentro i Thraben Charm perché quegli Impact Tremors non possono resistere. E finalmente abbiamo una mano divina, tutto quello che possiamo sognare. Tutto quello che possiamo sognare. Turno 2 Refurbished Familiar, seguito da Glintok, Ambusher, Ephemerate, abbiamo Land Drop. Questo è quello che potete sognare con un Orzhov Discard di questo tipo. Facciamo scartare carta,
l'Oppo cicla Ant per foresta stappata, va in pre-combat, gioca la foresta che si è preso, va in attacco per due, nessun problema, prendiamo tutto e ci passa il turno. A questo punto attacchiamo col famiglio. Lui va in blocco, noi, memori delle pizze che ci ha tirato recentemente, guadagniamo 3 punti vita ora che possiamo farlo e ci riprendiamo in mano terra e il prossimo turno sarà un turno divertente. Intanto lui deve un po' risolvere questo che ha. Cicla Olifante per prendersi montagna aperta. Gioca montagna aperta, 3 carte in mano per l'Oppo. 2 adesso che ha giocato una Crisalis. Può bloccare i volanti, quindi è comunque sempre una bella carta la Crisalide, c'è poco da dire, ma noi adesso lo andiamo a top deckare easy. Come lo facciamo? Giochiamo con un nero famiglia e ci avanza un bianco in pool. Col bianco in pool, Glint Tok e riprendiamo famiglia. A questo punto, un mana nero, giochiamo famiglio, lo top deckiamo e restiamo open di Ephemerate per fare la cosa più bastarda che esiste, ovvero draw phase dell'avversario, pesca una, Ephemerate su Refurbished Familiar, quello che ha appena pescato, per favore me lo scarti, a meno che non sia un instant, e tu non lo voglia giocare ovviamente. Quello che aveva in mano era un Generous Ant che va a ciclare Instant Speed, si prende terra, scarta la terra e comunque è top deckato e questo turno suo è finito. E un turno ce lo siamo guadagnato così, pulitissimo. Nel nostro upkeep giochiamo Ephemerate su Famiglio, così ci peschiamo una carta, anche perché non avrebbe senso fare altro visto che lui va per bloccare i volanti. Troviamo una basilica, buono. Traben Charm lo utilizziamo da 6 per fare fuori la sua crisalide, che anche a sacrificare gli eldrazini non la salva. Ora abbiamo via libera per i bloccanti, per i volanti, scusate. Attacchiamo con il nostro Glint Tok, così 2 danni li portiamo a casa. Seconda fase magie, andremo a giocare un bel Refurbished Familiar restando open di Ephemerate. No, in realtà non lo giochiamo. Lo teniamo in mano per qualche ragione, magari lui pesca di più. Stesso giochino, upkeep, draw step, Ephemerate su Refurbished Familiar, scarta quello che hai in mano e hai un altro turno morto. L'avversario un altro turno morto, scarta Impact Tremors, benissimo. Non che ora come ora ci avevo preoccupato, era comunque un turno non eccellente, ma ora è un turno proprio da nulla. Deve passare perché non ha niente, non sta giocando. Ephemerate ora sul Glintok, così riprendiamo Mukotai Ambusher. Attaccheremo con Refurbished, Ninjutsu su Refurbished e rigiocare Refurbished. Benissimo. E qui la chiudiamo, nel senso non che vinciamo, ma lo abbiamo messo troppo 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 indietro. Noi facciamo ninjutsu, abbiamo mana, facciamo 3 danni, abbiamo 3 punti vita, seconda fase, famiglio, peschiamo una carta, e secondo famiglio, che ci peschiamo un'altra carta. Col mana bianco in pool, Traben Inspector, che ci fa anche un artefattino. Così andiamo a 6 artefatti in gioco e con un mana facciamo Enforcer e la chiudiamo. Oh, io spero che vi sia piaciuto. L'avversario vede cosa pesca, è contento che noi la facciamo scartare, ma non ritiene sia il caso di proseguire. E chiudiamo questo match. In questo modo splendido, splendido, è chiaro, ho pescato bene, la mano era perfetta, ma ripeto, ho scelto questa partita per farvi vedere come ho succato male in G1,
come ho recuperato al limite in G2 dopo Mulligan a 5 e come invece si comporta il mazzo quando gli dei del Magic ti sorridono. Ok, se volete vedere una lega intera con questo mazzo, scrivetelo nei commenti. Potremmo anche fare appunto una lega senza deck tech che abbiamo appena già fatta. Se volete vedere altri mazzi, chiedeteli qua sotto. Io gioco veramente tante cose, mi piace sperimentare molto, quindi sono aperto un po' tutto. Ho giocato, come vi dicevo recentemente, un White Winnie con cui ho fatto un 3-1 a tappa di lega. Se volete possiamo poi vedere quel mazzo come si comporta in questo meta. Commentate, mettete like, iscrivetevi al canale, seguite Lega Paper Friuli e abbiamo anche il canale Instagram, seguiteci anche lì. Buon proseguimento!